Dai, che è finita. Senti, senti, ci hanno messo Vega Nascent, ci abbiamo manco 80 euro per le valle, capito? Eh? E sto scaduto il termine della consegna. Non becchiamo una lira, Eros, capito? Eh? E Marina mi ha lasciato. Ho capito, però non è una televendita, è un documentario. Sai quando inizi e non sai quando finisci. Ma che vuoi, Giorgio? Che voglio? Io ci ho messo tutto quello che c'avevo qua, capito? Sì, pure io. È un mese che dormo in macchina, che magno de merda, capito? Costretto a seguire questi due che stanno sempre a pomicià. E se vanno a far guardare, non se vanno a far guardare, non lo sanno manco loro quello che vogliono. E tutto questo perché? Perché dovevamo fare un film duro sui precari, non su sti trentenni soli e confusi. Ma è quello che stiamo facendo! No! Dove sta l'impegno? Dove sta? Dovevamo fare un film su uno, che ne so, che c'ha un lavoro temporaneo, c'ha tre figli e viene licenziato, capito? No questi che si lasciano, ma chi se ne frega? Stiamo facendo la stessa cosa, però lo stiamo dicendo in maniera molto meno esplicita. Talmente meno esplicita che non si capisce niente! Ma non è vero che non si capisce niente! La verità è che è un mondo di eterni bambini che recitano invece di vivere. E Giovanni se ne va perché è l'unica cosa che può fare per dimostrare di essere un uomo. E Lucia è alla deriva, in un mondo pieno di gente sola, senza certezze sul lavoro, senza senso della comunità. E l'unica cosa che aspetta è l'amore che dovrebbe arrivare e risolvere tutto questo. Tu sei arrampicato sugli specchi, Eros. Ma quale società liquida moderna? Ma quale? Sei dannato con altra, succedeva ai tempi di mio nonno. Giorgio, ti devi fidare di me. No, perché tu te sei rincoglionito. Te da quando ti ha lasciato Miriam non c'è più una vita. Cosa c'entra Miriam? C'entra. Oh, senti, Miriam non c'entra un cazzo. Io mi sono rotto i coglioni di sto filmato, te lo fai da solo, capito? Sto film di merda, te lo fai da solo. Ma vaffanculo! Ma qualcuno te va! Porca troia!